a tutti. Partiamo con il workshop, con i saluti da parte dell'Università Federico II, quindi il professor Magliulo. Grazie Davide. Va bene, io vi rubo proprio pochissimi secondi per ringraziarvi di essere venuti, come dicevo poc'anzi. Diciamo, ho preferito organizzare qui, dicevo prima a Paolo Dubini, questa riunione, perché questo è un po' il cuore, questa sala, il cuore del nostro dipartimento, perché qui abbiamo il consiglio di dipartimento, le riunioni del consiglio di corso di laurea. Quindi per me ovviamente è un piacere e un onore avervi qua, collaborare con voi in questo importante progetto ed effettivamente che stiamo portando avanti, diciamo, producendo anche dei risultati molto interessanti a mio parere. E comunque è stata un'occasione per stringere tutta una serie di collaborazioni e di rapporti anche con le aziende. Quindi ecco, ho preso il mio tempo, auguro a tutti di una piacevole permanenza qui a Napoli. Immagino che conosciate già la città, anche diciamo l'università. Abbiamo al piano terra il laboratorio, nel caso voleste dare uno sguardo. Contemporaneamente, in effetti, abbiamo l'inaugurazione dell'Academy. Che abbiamo con Autostrade, con la società Tecne di Autostrade, quindi oggi anche una giornata un po', c'è anche quest'altro evento. Vi ringrazio Benissimo, e grazie, grazie vi mille. lascio la parola. Fabio, se vuoi dire due parole velocemente. Io mi sono scritto un discorso di una mezz'oretta. Grazie No, grazie a te. Grazie a te, Maiuro, per averti ospitato qua. E io, bene o male, siamo tra amici, quindi non c'è tanto formalismo, è veramente un paio di cose che vorrei sottolineare di questo progetto. Il primo, appunto, questione che stiamo facendo rete molto bene, stiamo facendo tante prove in collaborazione anche con tante imprese, che è un po' lo spirito con cui era nato. In cui era nato CAI, voglio dire mettere insieme la ricerca, gli enti di ricerca, gli istituti, i laboratori e le imprese, che poi sono quelle che alla fine utilizzano gli strumenti e che quindi è importante che conoscano il top livello della ricerca per metterlo poi a terra. Questo è quello che cerchiamo anche di portare in campo in altri campi, in altre reti, e la collaborazione sicuramente senza rete non si riesce sicuramente ad andare avanti in questo periodo dove ci sono enormi progetti. Stiamo parlando di uno, ne stavamo parlando proprio oggi con Marco Iorio, a cui condividiamo il building della nostra sede a Napoli. Progetti a 60 milioni che è un sempre, è impossibile che possa affrontare da solo, così come Stress, così come tutti i nostri centri, perché sono talmente grandi che se non si affronta in rete tra appunto enti di ricerca e università, è impossibile approcciarli. Questo è il primo punto. Secondo punto, voi sapete che tecnicamente io sono tutte scarse, quindi non posso dare nessun contributo a quello, ma mi occupo di soldi e sono andato a cercare i soldi di questo progetto al MIUR la scorsa settimana, perché in realtà abbiamo fatto cinque rendiconti, che non è ancora arrivata una lira almeno a noi, ma immagino per voi. Ci hanno detto che è stato identificato finalmente un referente, che si chiama dottor Bertelletti, a cui ho detto la prossima settimana c'è un progetto, c'è un meeting di progetto, quindi se ti manda lo stato dei pagamenti sarebbe, no, domani ce li ha, tra 10 giorni. Non i pagamenti, ovviamente, lo Stato, i pagamenti. E quindi questo è un po' punto di vista amministrativo. Quindi abbiamo presentato, come probabilmente sapete, 5 SAR, ma non sappiamo che strada avevano preso. Anche perché il dottor Bertelletti era stato nominato la settimana prima. Quindi hanno rivisto un po' i loro ruoli internamente, però adesso abbiamo un nome, una faccia, una mail, un numero di telefono, quindi faremo pressing. E si risolvono presto.
buon lavoro. Grazie. Va bene così. Va bene, allora invito anche la dottoressa Marilena Esposito, che fa un saluto anche da parte di Stress. Allora, io innanzitutto riporto le scuse del direttore Marco Iorio, che è stato trattenuto e non ha potuto partecipare all'incontro. Diciamo, giusto proprio due parole che mi premeva, diciamo, evidenziare per questo progetto che ha una forte connotazione sperimentale, come ce ne sono, diciamo, pochi in giro, ce ne sono, abbiamo, diciamo, da capitolato diverse prove, diciamo, già in programmazione e che sono lì carichi a molla per partire. E considerando che stiamo ad un anno dalla fine del progetto, la cosa è molto incoraggiante, perché ci permetterà anche di fare tutta una serie di valutazioni, perché di solito a volte si arriva un po' all'ultimo con l'esecuzione delle prove e quindi le valutazioni sono sempre un po' tirate. Però diciamo, quello che mi preme sottolineare e che ho notato in questo progetto è questa naturale sinergia che si è creata fra tutti quanti i partner, sia accademici, ma anche accademici industriali. E questa è una cosa di cui, diciamo, ce n'è bisogno, e ce n'è bisogno molto, ed è anche una cosa su cui Stress preme molto, su quel trasferimento tecnologico tra il mondo accademico e le imprese, che, diciamo, è un po' quello che cerchiamo di fare con gli N progetti. Con questo, diciamo, c'è risultato molto naturale, e quindi volevo anche proprio approfittare di questi 5 minuti proprio per ringraziare. Grazie mille. Grazie.